Ma non è solo il tasso di interesse più alto che caratterizzerà il mondo QE se lo gestiamo bene, ci sarà un po' più di inflazione, quell'inflazione che è utile per permettere aggiustamenti nei prezzi relativi, ci sarà un po' più di crescita reale e nominale, ci sarà un po' più quindi di, virgolette, flessibilità nell'unione monetaria se approfittiamo di questa fase ciclica.